In questa quarta domenica del tempo ordinario, alla scuola dell'Evangelista Matteo, contempliamo Gesù che continua il suo itinerario in Galilea. È giunto su un alto monte. Matteo ci offre questo particolare: Gesù vede le folle. Il discorso della montagna non inizia senza un contesto, non è motivato da vana retorica o da un'etica impersonale. Gesù ha intercettato il bisogno della folla. Abbiamo sentito dire domenica scorsa che ha guarito degli ammalati, gli sono stati presentati degli indemoniati. Ora è chiamato ad intercettare il desiderio dell'umano, non solo quello che vede davanti, ma dell'umano di ogni tempo. E potremmo dire così: il desiderio dell'umano di ogni tempo è quello di sperimentare la beatitudine. Dare un contenuto a questa parola non è semplice. Potremmo dire così che il beato è colui che è in una condizione propizia per farsi toccare il cuore dall'azione di Dio, per farsi toccare il cuore dalle parole e dall'azione di Gesù. Allora, il metterci a confronto con il testo delle beatitudini chiede, a mio avviso, di poter mettere a confronto con estrema umiltà e con estrema verità il nostro modo di desiderare con il modo di desiderare di Gesù. Il nostro modo, che tante volte corrisponde magari a semplicemente dei nostri progetti, dei nostri pallini di sperimentare l'azione di Dio, e il modo con il quale Gesù ci dice poter sperimentare l'azione di Dio, che è l'essere miti, l'essere operatori di pace, addirittura il trovarsi nella situazione della persecuzione. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Gesù vede le folle. I Vangeli sono concordi nel riconoscere che quando Gesù vede le folle, tendenzialmente prova compassione. E la compassione è l'entrare in piena sintonia con quello che è il desiderio dell'umano. Ognuno di noi porta dentro di sé un desiderio di compimento. E allora, come poter spiegare senza cadere in vana retorica il testo delle beatitudini? A me sembra che la liturgia cristiana, con la festa e la solennità di tutti i santi, ci ricordi che la didascalia vivente, l'omelia vivente del testo delle beatitudini sono i santi, coloro che hanno fatto della loro vita una memoria vivente del Signore Gesù, di ciò che Gesù ha chiesto con le parole evangeliche che abbiamo ascoltato in questa quarta domenica del tempo ordinario. E allora mi domando se non ci sia insieme, come comunità cristiane, da ritornare a ciò che Papa Francesco ci ha chiesto con la sua profetica lettera, la sua esortazione Gaudete ed Exultate. Papa Francesco ci ricorda che il testo delle beatitudini può essere commentato dai santi della porta accanto, da coloro che hanno provato, con la sintesi della loro vita, con i lati positivi e i lati negativi, ad essere una memoria vivente del Signore Gesù che per primo ha incarnato il testo delle beatitudini.